a questo dibattito che in parte diciamo stavamo spontaneamente già avviando. Innanzitutto di nuovo ringraziando i presenti, perché sono davvero contenta di un panel così variegato, ma anche così di esperti e professionisti del settore. Questo webinar apre in realtà tre incontri, un piccolo ciclo che porteremo avanti da qua a Natale sulla scuola, che abbiamo voluto chiamare, che abbiamo voluto fortemente con suor Anna Monia, e che abbiamo voluto chiamare una scuola aperta, libera per tutti. Il primo di questi incontri, appunto questo qui di stasera, è sul metodo di finanziamento delle scuole, su quanto incide il metodo nel seguire i principi, i valori costituzionali che ci sono in merito al diritto all'istruzione, prendendo come punti di riferimento un sistema finanziario, credo ce lo dirà la dirigente Agnese D'Alessio, dirigente della Regione Lazio, un sistema tradizionale, un sistema più originale, che è quello invece lombardo, sul quale si soffermeranno invece i dirigenti Brunella Reverberi e Paolo Diana, appunto della Regione Lazio. Ma prima di addentrarci sul modello della dote scuola, che è il modello lombardo, suor Anna Monia Alfieri ha pubblicato con l'Istituto Bruno Leoni un paper che fa anche proprio i conti di quanto la scuola paritaria, grazie alla dote scuola in Lombardia, abbia potuto riaprire dopo la fase 1, quindi abbia potuto riaprire a settembre, garantendo il servizio all'istruzione anche a beneficio delle scuole statali. Ma prima di appunto addentrarci nei metodi di finanziamento, che sono gli strumenti con i quali si garantisce un diritto costituzionale, io chiederei proprio, perché di questo stiamo parlando, di valori che sono riconosciuti come principi costituzionali, chiederei l'apertura di questo incontro alla professoressa Lorenza Violini, che ringrazio davvero calorosamente per aver partecipato, per aver aderito a questo incontro. La professoressa Violini insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano e è molto attenta alla questione dei diritti in pratica, quindi non soltanto come vengono enunciati ma anche come vengono attuati e garantiti. Conosce molto bene i sistemi regionalistici e il sistema lombardo. Credo che abbia anche contribuito attivamente alla definizione appunto della dote scuola e del diritto all'istruzione nella regione Lombardia. Quindi chi meglio di lei può darci un quadro iniziale di riferimento in termini di principi costituzionali, che sono poi i valori sui quali affidiamo poi la programmazione politica non soltanto statale ma anche regionale. Quindi chiederei alla professoressa Violini un'introduzione a questo incontro, poi i dirigenti ci illustreranno da par loro appunto il loro come le regioni nel Lazio e in Lombardia garantiscono il diritto all'istruzione, e poi suor Anna Monia Alfieri ci commenterà appunto anche il suo studio sulla dote scuola. Abbiamo un'ora abbondante, diciamo, non più di un'ora e mezza, direi, anche a vostra diciamo a beneficio della vostra pazienza, e quindi il tempo è distribuito con un inizio di un quarto d'ora di intervento, poi un secondo giro che vedremo se il pubblico vorrà animarlo con sue richieste o se lo animeremo tra di noi. Professoressa, lei la parola e grazie davvero. Grazie alla vicepresidente dell'Istituto Bruno Leoni e collega Serena Sileone, grazie a tutti che stanno partecipando a questo momento, a chi ci ascolta e a chi poi invece animerà il dibattito. E devo dire che introduttivamente farò quello che mi è stato chiesto, cioè qualche accenno alla dimensione costituzionale. Questo mi pare molto importante, perché queste radici costituzionali, che tanto importanti sono state per il nostro paese, devono essere mantenute sempre vive e sottratte a qualsiasi tentativo di rendere
ideologica una visione della scuola che sia unilaterale e non invece inclusiva e ampiamente plurale. In effetti vi dirò brevemente qualcosa sul pluralismo costituzionale che caratterizza la visione della scuola e per fare questo non posso che richiamarmi ovviamente agli articoli 33 e 34 della Costituzione che fanno parte del titolo secondo della parte prima della Carta, che è appunto dedicata ai diritti e dei doveri. Ai diritti e doveri. Ricordo che questa parte è intitolata rapporti etico-sociali. Questa formulazione a me sembra molto bella perché una delle poche, forse l'unica, richiamo alla dimensione etica che caratterizza il nostro dettato costituzionale, ma come vedete è tutt'altro che secondario, perché un intero titolo della parte prima viene proprio dedicato a questa caratterizzazione, rapporti etico-sociali, dove l'etica è la vita, non è un moralismo o una serie di regole. E infatti la Costituzione, se voi la prendete nel suo complesso, ha in mente, ha presente che si tratta di una vita dei diritti, non semplicemente di diritti enunciati su una carta e scritti quindi in modo effimero, senza attenzione alla realtà concreta. Bene, 33 e 34, su cui poi mi soffermerò brevemente, ma prima di far questo vorrei ricordare che la dimensione educativa, l'origine del dovere di istruire, di educare i figli, non è primariamente, almeno come ordine numerico, ricordato per quanto riguarda la scuola, è invece introdotto dall'articolo 30 sulla famiglia, cioè su 29, 30 e 31 sulla famiglia, diritto e dovere dei genitori di istruire e educare i figli, in qualsiasi circostanza giuridica siano i genitori stessi. Certamente l'Assemblea Costituente si soffermò molto sul rapporto tra figli legittimi e figli illegittimi, perché era l'epoca dove questo dibattito era molto forte, ma vorrei conservare di questa discussione semplicemente la generalità del dovere. Tutti i genitori, qualunque sia la loro condizione giuridica, hanno, la Costituzione affida loro questo diritto e glielo affida anche in parziale contrasto con la dimensione liberale, che invece vedeva i diritti solo come diritti dell'individuo. La Costituzione ha un amplissimo respiro in contrapposizione alla visione liberale e gli articoli del titolo secondo aprono proprio a questo homme situé, a questa persona che ha sì dei diritti fondamentali secondo la tradizione liberale, tutti enunciati nel titolo primo, ma non si ferma lì. Se voi guardate con attenzione la strutturazione di tutto alla parte prima, vedete proprio la persona che cresce, si apre alla vita. Dopo l'enunciazione dei diritti abbiamo la famiglia con i suoi compiti educativi, poi la scuola e poi abbiamo tutta la parte economica e tutta la parte sociale e tutta la parte economica. Quindi è una visione che rispecchia la domanda dei costituenti di differenziarsi da una visione individualistica per coinvolgere molto, molto di più tutta la parte, tutta la vita delle persone. E quindi questo è, secondo me, il punto di partenza che va tenuto presente. Perché? Perché connettere le origini del compito educativo nelle famiglie è la base dogmatica anche per quanto riguarda una visione pluralista dell'educazione. Noi sappiamo che ogni famiglia ha le sue caratteristiche, introduce i figli alla realtà, all'adultità, secondo visioni potentemente differenziate, ed è lì che spesso si fa anche la dottrina più accorta fa leva per ricordare che il pluralismo nel nostro sistema non è solo un pluralismo di partiti, non è solo un pluralismo economico, ma è un pluralismo esistenziale che affonda le sue radici nella dimensione familiare. E questo connesso anche alla natura della democrazia. Noi abbiamo una democrazia che vuole essere una democrazia sostanziale, dove il pluralismo è sostanziale, non è solo formale, ed è quindi la radice ultima della democrazia.
democrazia. Ricordo anche così, per, a beneficio di me stessa prima di tutto, che è interessante anche vedere la distinzione che la Costituzione introduce tra istruzione e educazione. Sono due compiti connessi, ma altamente complementari, dove l'istruzione non è semplicemente il riportare delle nozioni neutre a favore dei discenti, ma ha una forte dimensione educativa, educativa secondo l'aspetto più umano di questa dimensione educativa, che fa agio anche sull'articolo 2, dove si dice che ciascuno svolge la propria personalità, fa crescere la propria personalità nell'ambito, nei vari ambiti dove poi la persona vive e si presenta. E questo quindi a me sembra che sia come un primo quadro che dobbiamo tenere presente, a cui poi farò breve riferimento quando parlerò velocemente anche delle origini dell'esperienza lombarda, a cui appunto ho in parte partecipato, perché oltre il tema dell'uguaglianza, della vita che si svolge nell'ambito dell'istituzione scolastica in particolare, con questo link molto interessante rispetto alla dimensione familiare, quindi al pluralismo sociale, ecco, ricordo anche che la Costituzione ha un fortissimo afflato, lo chiamo libertario, cioè la libertà della scienza, dell'arte, dell'insegnamento sono anch'essi elementi costitutivi del disegno costituzionale sulla scuola. E quindi, come vedete, un po' tous et tien, no? Abbiamo un pluralismo familiare, educativo, ma anche istituzionale, perché sappiamo benissimo che la Costituzione comprende in modo molto ampio anche le varie esperienze scolastiche che sono presenti a livello sociale, ma proprio c'è anche dentro questo elemento di libertà. L'insegnamento è libero, e quando la Costituzione usa la parola libertà, la usa sempre rispetto a una concezione della libertà molto responsiva. Non è mai una libertà, pensiamo alla proprietà, no? Non è mai una libertà dell'individuo come di un soggetto chiuso in se stesso, ma è sempre una libertà che è connessa alla responsabilità sociale. Faccio l'esempio appunto della proprietà, dove non è più il diritto assolutissimo della dimensione ottocentesca, dello Stato liberale ottocentesco, ma è una libertà che viene sempre declinata in termini di responsabilità sociale, di bene comune e di funzione sociale dei diritti che noi esercitiamo. Quindi abbiamo tanti temi nell'ambito di questa costituzione scolastica, così come è stata definita, ed è bello quindi ripercorrere così anche solo per cenni, per rivalorizzare l'animus dei costituenti quando scrivevano questa parte, e l'hanno scritta proprio, ripeto, anche in forte opposizione all'individualismo liberale, come si suol dire, che invece avrebbe preferito, come fu anche detto in Assemblea Costituente, lasciare famiglia, scuola e tutte la dimensione sociale al di fuori della Costituzione, in particolare la regolamentazione della famiglia, lasciandola tutta nell'ambito del diritto civile, che come tutti sanno è un diritto che si occupa essenzialmente dei traffici e dell'uso della ricchezza e della circolazione dei beni. E abbiamo anche tanti compagni di viaggio in questa strada. Abbiamo, mi piace citare appunto Calamandrei, per esempio, che quando parla della scuola, di cui si è occupato tantissimo nei primi commenti a questa parte della Costituzione, dice che la stessa democrazia è un regime dell'apprendimento, e una società senza una scuola libera e di qualità, senza un'adeguata diffusione della cultura, rischia di compromettere le ragioni stesse del vivere democratico, il quale si fonda sulla capacità e responsabilità dei singoli e dei gruppi di comprendere e valutare criticamente i problemi del proprio tempo. E quindi abbiamo dei compagni di viaggio di grande interesse, e abbiamo anche
un altro grande compagno di viaggio, cioè Aldo Moro, che nell'ambito dell'Assemblea Costituente ci tenne fortemente a ribadire che la richiesta di riconoscimento delle scuole, allora si chiamavano private, oggi le chiameremmo paritarie, non ha niente a che fare con una richiesta di finanziamento da parte dello Stato, ha a che fare invece con un tema di libertà e di pluralismo, e Moro in Assemblea Costituente l'ha fortemente sottolineato. Che poi questo quadro costituzionale, come tutti i quadri costituzionali, vivendo nella realtà del paese, abbia anche poi provocato scontri, discussioni, contrapposizioni, questo non ci stupisce. È l'anima della democrazia che ci sia una visione, che ci siano visioni che si scontrano, purché se ne si riconosca, si possa riconoscere la radice comune. Tanto per citare le controversie che più hanno animato il nostro paese, pensate alla controversia sul crocifisso, pensate alla controversia sulla il senza oneri per lo Stato, su cui si potrebbe discutere a lungo, ma ecco, non dobbiamo mai pensare che se ci sono delle contrapposizioni queste sono diverse e contrarie allo spirito democratico, anzi, come dice Witt, che è un grande studioso del tema della laicità, proprio di fronte alla controversia sul crocifisso, disse: ma al di là di chi vince e chi perde in una controversia come questa, poi sappiamo che alla fine non è stato poi una vittoria da una parte o dall'altra, ma è stato un modo per discutere. Ecco, proprio davanti a queste contrapposizioni così radicali, dobbiamo ringraziare il nostro sistema democratico che ci permette di confrontarci su questi temi nell'ambito delle aule dei tribunali e non per strada facendo a botte tra fazioni diverse, come invece succedeva in passato. Ecco quindi che adesso è chiaro che sul quadro costituzionale sono state scritte intere biblioteche, ma questi tratti generali credo che siano ampiamente condivisi nell'ambito dei commentatori e degli studiosi di qualsiasi parte, anche ideologica o politica, siano appartengano. Insomma, quindi è importante ritrovare queste origini. Ancora molto brevemente, secondo punto, ma poi voglio che ci sia spazio per tutti quelli che devono intervenire. Ecco, vorrei dire che questo afflato di libertà, di pluralismo, di attenzione all'educazione e all'homme situé, è un tema di libertà, come diceva Aldo Moro, quando si è attivato tutto il percorso della dotte scuola, insomma, era molto presente. Direi che il tentativo che fu fatto alle origini di ampliare l'ambito del buono scuola ad altre esperienze educative, per esempio alla disabilità, per esempio alla formazione professionale, per esempio anche all'introduzione al lavoro, tutto l'ambito professionalizzante che è collegato al lavoro. Ecco, si è cercato di dare un nome solo, il nome dote, per indicare proprio questa, come dire, possibilità che la Repubblica, perché non dimentichiamo anche l'articolo 34, è compito della Repubblica favorire che vi sia un'educazione conforme al disegno costituzionale, è proprio stato un tentativo di parti della Repubblica, tra cui appunto anche le regioni, per dare un sostegno concreto a tutti coloro che si trovavano o si trovano in una dimensione di educazione e anche di istruzione e anche di formazione. Difatti, se voi ricordate, agli inizi la dote era un po' un trade union che univa, nella logica della libertà di scelta, famiglie che pensavano di mandare i figli alle scuole paritarie, famiglie che avevano invece le necessità di acquistare i libri, come lo Stato ha sempre fatto per i libri dei libri di testo delle elementari e in parte anche delle medie, e poi nell'ambito dell'istruzione professionale far capire che non è tanto l'interesse non era tanto di limitarsi a finanziare i corsi, ma l'interesse era proprio di finanziare le singole persone che avevano quindi questo voucher, questo
questa dote che permetteva loro di frequentare anche gli istituti professionali, che come sapete poi sono realtà di competenza regionale. Quindi quando si pensa al bono scuola, alla dote e a come poi la dote è stata progettata e realizzata, si deve pensare, come dire, a questo percorso educativo sostenuto, secondo ovviamente le disponibilità finanziarie, che non sono infinite, lo sappiamo molto bene, ma che appunto mira a dare un segno concreto dell'attenzione delle istituzioni a tutti i percorsi educativi e formativi che si svolgono nell'ambito del paese. Quindi la dote pensata come realizzazione proprio dei diritti costituzionali, dell'impianto costituzionale che la scuola riceve dagli articoli della Costituzione. Però c'è anche un altro aspetto che io voglio sottolineare brevemente, ed è questo, e mi avvio alla conclusione. L'idea della dote è stata anche un'idea, come dire, che potesse favorire l'efficienza amministrativa. Noi sappiamo che il nostro Stato è iperregolamentato quando si tratta di benefici alle famiglie, alle scuole, alle imprese, cioè è iperspezzettato. Dallo Stato riceviamo molti fondi a vario titolo e molto spesso questi fondi finiscono un po' per diventare delle specie di rivoli, senza avere un impatto forte sui beneficiari, no? Anche adesso si parla della famiglia come ente che riceve da tanti punti dello Stato dei sostegni che bisogna conoscere per evitare uno spezzettamento e una non conoscenza reciproca famiglie e istituzioni di quello che lo Stato fa per le singole famiglie. Quindi insomma c'è una tendenza a unire i fondi per far sì che gli interventi siano più efficienti, e questo successe in effetti anche quando si attivò l'esperienza della dote. Si misero insieme tutti i fondi che provenivano dallo Stato, che avevano una vocazione all'educazione, per poterli ripartire unitariamente e tramite voucher, perché anche questo era un elemento interessante per la buona amministrazione di queste provvidenze, per poter quindi far sì che anche l'intervento che le persone avevano fosse un intervento più consistente. Ovviamente nessuno vuol togliere niente a nessuno, però il rimborso dei libri di testo era veramente un procedimento amministrativo faticosissimo, per cui bisognava tenere gli scontrini, andare in comune, c'erano un sacco di impiegati comunali che facevano la raccolta degli scontrini, poi li mandavano in regione, poi la regione valutavano, poi la regione dava le famiglie, insomma era un percorso ad ostacoli molto, molto importante, mentre aver fatto convogliare i vari fondi per distribuirli secondo parametri predeterminati per legge, sempre nella logica della tutela del principio di uguaglianza e anche del principio della libertà, è stato un passo di efficienza amministrativa. Ecco, questo dopo si può ovviamente discutere, perché come tutte le innovazioni devono essere manutenute, sono condizionate dalla presenza dei fondi sia statali che regionali, insomma dopo ci sono tante cose da mettere insieme per far sì che questo afflato all'efficienza iniziale diventi concreto e resti concreto lungo tutti gli sviluppi dell'elemento provvidenziale, della provvidenza che si vuol fare, dei procedimenti che si vogliono attivare. Però questi erano stati come due punti: la libertà nella forma della libertà di scelta, il sostegno all'intero percorso educativo formativo dell'individuo anche dopo, anche quando questo individuo, questa persona si trovasse nel suo posto di lavoro. Ecco, avere un po' questa idea di un percorso, oggi si dice no, non ci interessa il posto ma il percorso, ecco, ma perché il percorso sia serio bisogna che si cominci da lontano e si cominci a sostenere veramente concretamente ed ex ante anche il percorso delle persone, e poi anche qualche elemento di efficienza amministrativa di cui il nostro paese ha sempre molto bisogno, ma che in quel momento attuativo dell'esperienza della dote fu un tentativo onesto, diciamo così, un tentativo ben intenzionato per semplificare i procedimenti amministrativi e per usare la logica dell'eguaglianza, perché come voi ricorderete la dote era una dote sia per le scuole paritarie, dove ovviamente i costi erano più alti e quindi la dote era anche più alta, e anche però le scuole di altra provenienza. Quindi insomma Costituzione
elemento esperienziale mi sembra che ben si combinino in questa esperienza della dote. Con questo non voglio assolutamente dire che sia l'ideale, no? il fattore ideale che in qualche modo poi si realizza automaticamente, ma almeno un elemento ideale che partiva dai valori e da principi che la stessa Costituzione non cessa di ricordarci. Io grazie. Grazie professoressa, un'introduzione veramente straordinaria nella sua completezza ma anche concretezza, e quindi passando alla concretezza delle politiche attuative dei valori costituzionali, io darei prima la parola alla dottoressa Reverberi e al dottor Paolo Diana per illustrare appunto questo esempio che ha citato anche la professoressa Violine, che è stato oggetto di studio del paper di Suor Anna Monialfieri, e poi a seguire alla dottoressa Agnese D'Alessio per l'esperienza invece nella regione del Lazio. Ricordo al dottor Diana e alla dottoressa Reverberi che devono ripartirsi il tempo tra di loro, perché non c'è risorsa più scarsa, persino dei soldi pubblici, del tempo, ma so che diciamo sono già pronti ad affrontare questa scarsità, quindi cedo subito a loro la parola. Buonasera. Illustro quindi l'esperienza della Regione Lombardia sul buono scuola, che si introduce proprio, si inserisce appunto in questa, nel quadro che diceva prima la professoressa. Per agevolare la presentazione condivido alcune slide che poi vediamo velocemente, così riusciamo a essere più efficienti. Il buono scuola, questo è il tema di questa sera. Quando nasce? Nasce con la legge regionale numero 1 del 2000. Viene istituito e insieme ad altre, come dire, altri sistemi di finanziamento della domanda, vuole riconoscere al cittadino la capacità di scegliere le soluzioni più efficaci per rispondere ai propri bisogni. Di scegliere dove un'offerta che è pubblica e privata accreditata per l'istruzione, l'accreditamento e quella della parificazione, quindi le scuole paritarie. I principi ispiratori sono quelli innanzitutto del principio di sussidiarietà e, come è stato detto bene prima, quello di garantire la libertà di scelta delle famiglie. Solo i genitori, solo una famiglia può valutare il percorso formativo più efficace per i propri figli. Questo era proprio il principio fondamentale che ha voluto esprimere il buono scuola. Si inserisce però in una innovazione importante del nostro paese, che è la legge 62 del 2000, che sancisce la parità scolastica e riconosce quali componenti del sistema nazionale di istruzione, sia le scuole statali sia le scuole paritarie. Questo è il riconoscimento giuridico della funzione pubblica delle scuole paritarie. È un riconoscimento che tuttavia, in assenza di un sostegno economico, sarebbe rimasta una semplice enunciazione. Quindi cosa decide il governo regionale? Decide di attribuirsi un ruolo di supplenza. Dice, pensa che lo Stato non possa, a questo punto, dopo la legge del 2000, non possa non intervenire, quindi anticipa i tempi, svolge questo ruolo di supplenza in attesa che poi lo Stato, con la leva fiscale, agendo sul sistema di detrazione o in altri modi, poi possa compiere questa importante riforma del 2000. Cosa succede poi? Nasce l'idea di buona scuola come strumento universale. La prima bozza di questo interno di questa misura è fortemente ideale, cioè la libertà di scelta è il principio assoluto. Bisogna evitare il doppio pagamento che la famiglia effettua, prima come contribuente e poi come pagatore di una retta, e quindi nasce lo strumento universale buono scuola, che però ovviamente si scontra con il tema delle risorse, che per definizione sono scarse, e quindi
viene imposto un limite reddituale che viene fissato per la prima annualità in 60 milioni di lire, partiamo dall'anno scolastico 2000-2001, con un modo di calcolo abbastanza artigianale, non esisteva ancora la normativa sull'ISE che poi viene applicata l'anno successivo, fissando in 46.000 euro il tetto, indicatore ISE massimo, per accedere al contributo. Contributo rivolto alle famiglie lombarde, ovviamente, finalizzato alla copertura del 25% delle spese relative a tasse di iscrizione, rette, contributi. Insomma, per capirci, sono esclusi quelli che sono i servizi scolastici tradizionali, mensa, refezione scolastica, trasporto e le attività extracurricolari. Viene inoltre fissata una soglia minima, come dire, una franchigia che era 100.000 lire per il primo anno, 208 per gli anni successivi, che praticamente questa esclude dal buono gli studenti della scuola statale, che hanno in effetti si è ritenuto, come dire, la spesa di 100.000 lire, 208 euro, non incidente in modo significativo sui bilanci delle famiglie. Cosa succede? L'evoluzione del buono scuola quindi prosegue. L'anno successivo la copertura arriva al 50% delle spese per i redditi con ISE fino a 16.000 euro. 16 milioni di lire, poi euro 8.000. E viene fissato un tetto massimo di contributo che pari a 1.050 euro, in caso di disabilità 1.400. Veniva erogato direttamente sul conto corrente del richiedente, del genitore. Nel frattempo avviene l'approvazione della legge costituzionale del 2001, la riforma del titolo V, che attribuisce allo Stato il potere esclusivo di dettare norme in tema di istruzione, e gli aspetti di organizzazione scolastica diventano invece di competenza concorrente, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Alle regioni invece fu attribuita la competenza esclusiva nel campo del diritto allo studio, e qui nasce l'idea di dote scuola, come è stato già illustrato prima. Diciamo che c'è stata un'evoluzione di questa misura che dal primo anno ha riguardato già più di 47.000 studenti con una spesa di 30 milioni di euro, un contributo medio di 651 euro a studente. Arriva al massimo impegno finanziario nell'anno scolastico 2007-2008 con 65.000 quasi studenti, 45 milioni di spesa che per un bilancio di una regione sono comunque importanti, e un contributo medio di 703 euro. Quindi dall'anno scolastico 2008-2009 si verifica il primo importante cambiamento, no? Con una legge regionale del 2007 viene fatto quel lavoro di mettere in un'unica cornice una pluralità di strumenti a sostegno degli studenti, quindi parlando anche appunto di borse di studio, di contributi per i libri, interventi per la disabilità, eccetera, creando appunto quel punto comune che riguardasse tutto l'aspetto dell'istruzione che oggi noi chiamiamo dote scuola. Cambia anche la modalità di erogazione del buono. Prima la somma veniva erogata direttamente sul conto corrente del richiedente ex post, quindi ad anno scolastico già concluso. Con il passaggio al sistema dotale abbiamo dei voucher, dei buoni, che vengono erogati nel corso dell'anno scolastico. È un voucher virtuale, il modello è quello dei buoni pasto che conosciamo tutti, che viene elettronicamente girato dalla famiglia alla scuola frequentata, che poi sconterà dalla retta a carico della famiglia. Quindi è un'enorme anche semplificazione, ecco, di tutto il processo. Destinatari sono gli studenti, eccetera, eccetera. Oggi il buono scuola ha una tabella ISE
una differenziazione per valori ISE e per ordine grado di scuola frequentata, e va da un minimo di 300 a un massimo di 2.000 euro. Quindi è un contributo, è diventato un contributo significativo, ecco, perché 2.000 euro nel bilancio di una famiglia sono effettivamente un aiuto importante. Le risorse disponibili sono stabilizzate sui 24 milioni di euro all'anno, salvo integrazioni, come ad esempio quest'anno è venuto per far fronte a tutte le richieste. Noi quest'anno abbiamo registrato più di 25.000 studenti, 26,3 milioni di spesa, con un notevole incremento, ecco, rispetto all'anno precedente. È interessante vedere la composizione per ordine di scuola, dove abbiamo la scuola primaria con più di 9.000 studenti, la secondaria con 7.000 e 8.000 alla secondaria di secondo grado. La spesa è distribuita in modo molto diverso, cioè la fetta più grande va a coprire la secondaria di secondo grado con più di 12 milioni, quasi 13 milioni di euro, e poi seguono la secondaria di primo grado e la scuola primaria con solo 4 milioni e 8. Mentre è interessante vedere anche la composizione per fascia ISE. Noi vediamo che abbiamo un 16% di ISE che va da 0 a 8.000 e un 22% di ISE 8-16.000. Quindi abbiamo un terzo, più di un terzo degli interventi, molto più di un terzo degli interventi, che coprono i redditi più bassi. Questo secondo me è un indice importante da tenere presente. E poi vediamo la composizione, un 37% del 16-28.000 e anche una fascia più 25%, comunque 28-40.000 euro, perché è il nostro limite massimo. Ecco. Questo spero di aver condensato con queste poche slide il nostro modello, e lascio la parola. Aggiungo solo poche considerazioni, anche perché mi interessa poi magari intervenire dentro un dialogo. Ma da questa evoluzione mostrata appunto da Paolo, che negli ultimi anni si è occupato molto di dote scuola, si vede appunto l'evoluzione che c'è stata. In un certo senso quello che ci si aspettava all'inizio, come veniva ricordato prima anche dalla professoressa Violini e poi adesso anche da Paolo Diana, era il fatto di andare ad affermare una proprio un'intelaiatura, un'architettura diversa del sistema di istruzione, in cui ci fosse una sostanziale possibilità di scelta all'interno, appunto, come avviene già in altri paesi, in cui appunto la scuola, all'interno del sistema della scuola pubblica, si possono scegliere scuole statali o scuole paritarie, sempre all'interno di un sistema pubblico a cui le famiglie possono avere accesso. Quindi la misura regionale aveva proprio lo scopo di dare un proprio uno spintone in questo senso, no? E quindi l'investimento anche forte di fondi, inizialmente proprio arrivare proprio sui 50 milioni è una cosa molto significativa per un bilancio regionale, quindi aveva proprio questo valore di affermazione a cui purtroppo non è seguito di fatto un cambiamento sostanziale. Questo però ci siamo resi conto che nel tempo comunque in Lombardia la misura poi del buono scuola con la conformazione che ha assunto, e vorrei ricordare che questa strutturazione che adesso Paolo ricordava anche con appunto la composizione degli ISEE, adesso anche è stato introdotto con una legge regionale anche il fattore famiglia, che in parte era già presente ormai nella nuova composizione statale degli ISEE, però si sono aggiunti a livello regionale anche altri connotati che adesso vengono applicati in maniera sperimentale, poi verranno proprio introdotti pienamente per riconoscere anche tutta una serie di condizioni familiari che possono richiedere un maggiore appunto sostegno. Ma questa nuova conformazione vorrei sottolineare che è stata costantemente concordata con un tavolo di confronto che comprende appunto sia le associazioni che rappresentano un po' le scuole paritarie, sia le associazioni dei genitori, le associazioni dei formatori, eccetera. Quindi è stata concordata via via, passo passo,
proprio per sostenere il sistema complessivo di istruzione in Regione Lombardia. E devo dire che anche se non c'è stato appunto quell'auspicato cambiamento ancora, sicuramente credo che la misura del buono scuola però abbia contribuito sostanzialmente ad avere un sistema plurale e anche un sistema di forte qualità. Questo appunto lo possiamo constatare con grande soddisfazione in questo momento, perché pensiamo che appunto un sistema in cui c'è una pluralità e in cui c'è una presenza di scuole di libera scelta contribuisce comunque a elevare la qualità generale e contribuisce a creare possibilità e opportunità per tutti. Quindi nei limiti che abbiamo detto sul percorso che speriamo che ci porti prima o poi ad avere quella strutturazione che dicevamo, questo secondo noi è un tema e una misura importante che non a caso comunque la giunta regionale poi ha sempre mantenuto anche come scelta di impiego delle risorse, perché queste sono risorse appunto regionali. L'altra osservazione che volevo fare riguarda la dote della formazione professionale. Come prima è stato ricordato giustamente dalla professoressa Violini, il sistema della dote riguarda un po' tutto il sistema istruzione e formazione e in particolare anche quindi il sistema istruzione e formazione professionale, oltre poi anche alla dote lavoro, ma diciamo vorrei dire soprattutto del sistema di istruzione e formazione professionale, che è di competenza totalmente regionale e in cui l'introduzione del sistema dotale, quindi della quota capitaria, quindi l'attenzione proprio alla persona, ha contribuito ad avere uno spostamento dall'offerta alla domanda e sicuramente quindi a mettere in movimento anche quelli che erano gli enti storici di formazione, pensando appunto di dovere spostarsi dal lato della domanda, dal lato della richiesta, quindi delle persone, di avere una formazione di qualità, non solo una formazione diciamo così di un po' diciamo di serie B tra virgolette, perché chi non riesce ad andare poi al liceo va alla formazione va all'istituto tecnico o poi addirittura alla formazione professionale, no? Ha contribuito quindi a spostare l'attenzione sulle esigenze di ragazzi e di coinvolgimento di talenti diversi, più portati per un apprendimento esperienziale, pratico, e di elevazione della qualità anche in relazione alle richieste anche delle imprese e del sistema comunque lombardo nel suo complesso. Quindi il sistema dotale anche nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale ha portato sicuramente a un innalzamento della qualità complessiva della formazione, e questa è un'altra cosa importante. Da ultimo volevo sottolineare anche l'attenzione rispetto alla disabilità, con una crescita delle risorse e con anche un'attenzione a degli interventi precoci, quindi anche appunto rispetto alla scuola paritaria, così come poi anche nella formazione professionale, interventi precoci e personalizzati in modo appunto da poter sostenere una crescita delle persone, un'intercettazione dei talenti. Ricordo che c'è anche una dote merito. Questa attenzione anche al merito non è nell'idea del setaccio, cioè metto il setaccio e quindi setaccio seleziono i migliori, ma l'attenzione al merito è l'attenzione al recupero di tutti i talenti, perché nessuna energia, nessun della persona e delle persone e nessun contributo che ogni persona può dare poi al sistema nel suo complesso, anche alla comunità territoriale e al sistema anche economico nel suo complesso, deve andare perduto. E quindi anche l'attenzione, sempre appunto in un confronto anche con le scuole, con gli operatori, col tavolo delle paritarie, proprio per mettere le risorse laddove ci sono meno risorse statali, laddove ci sono meno risorse di altro tipo, l'impiego delle risorse europee, anche del Fondo Sociale Europeo per la formazione professionale con i suoi diversi assi, quindi sia sull'asse della formazione
sia sull'asse del lavoro sia sull'asse del sociale. Tutti e tre gli assi li abbiamo impiegati sul sistema di formazione, proprio perché non c'è un concetto, diciamo così, assistenziale, ma un concetto di sviluppo. Questo per me è importante. Grazie dottoressa. Dottoressa D'Alessio, sì, chiediamo adesso l'esperienza del Lazio. L'esperienza del Lazio è completamente diversa. Io l'intervento della Regione Lazio è un intervento diverso dalla dote scuola della Lombardia, che io non conosco nei dettagli, ma mi riservo poi di approfondire perché è un'esperienza molto interessante. La Regione Lazio interviene con degli interventi e delle azioni specifiche, cerca di intercettare quelli che sono i bisogni del territorio, ma sono delle azioni e degli interventi non rivolti alle famiglie, quindi ai singoli studenti, ma rivolti alla scuola. La scuola come agli enti di formazione, quindi la scuola pubblica e la scuola paritaria. È un approccio completamente diverso, non è un approccio meno interessante rispetto alla dote lombarda, è un approccio che comunque poi riesce ad arrivare a dei livelli qualitativi interessanti. La scelta che la Regione Lazio ha fatto, in realtà impiegando delle risorse notevoli, viene comunque è interessata da tre diversi ambiti, cioè tutto il progetto dell'inclusione, tutto il progetto poi dei progetti speciali nelle scuole, tutto il progetto dei trasporti, del diritto allo studio. Il progetto forse più interessante, forse più innovativo rispetto poi anche agli interventi delle altre regioni sono i progetti di inclusione. Progetti di inclusione che io cerco di sintetizzare al massimo per dare anche un'idea di qual è la diversità del nostro approccio rispetto al modello lombardo o anche al modello veneto o anche al modello di altre regioni che io non conosco poi nei dettagli. Progetto inclusione prevede tre tipi di assistenza nei riguardi dei ragazzi disabili, intervenendo sia nei confronti delle scuole pubbliche, delle scuole paritarie e degli enti di formazione, che in Lazio sono tutti privati, quindi in realtà il Lazio finanzia l'ente di formazione, i cosiddetti IFP, che li finanzia direttamente, quindi non c'è una forma di sussidiarietà molto residuale. Questi progetti di inclusione in realtà intervengono su una vasta scala, intervengono direttamente sulle scuole e cercano di intervenire su quelle fasce deboli, cioè le fasce dei ragazzi disabili, attraverso un approccio che è completamente innovativo rispetto a quello che si è fatto negli anni precedenti, che era un approccio di tipo assistenziale. Oggi nel Lazio si parla di progetti di inclusione, cioè vengono finanziati, almeno per l'assistenza specialistica, che è quel tipo di assistenza riservata ai ragazzi disabili, alle scuole superiori di secondo grado. Noi abbiamo cercato di estendere i beneficiari di questi interventi non soltanto ai ragazzi disabili, ma a tutti i ragazzi che comunque vivono una situazione di disagio anche occasionale, cercando di intercettare tutte quelle fasce che, pur non avendo una disabilità certificata, in ogni caso vivono una situazione completamente di disagio e quindi di estraneità nel contesto della scuola. Abbiamo cercato di riportare la scuola ad un ruolo di protagonista, quindi parliamo di inclusione, non parliamo più della fornitura di un servizio di assistenza specialistica, ma parliamo da parte delle scuole della presentazione di un progetto di inclusione. Quindi la scuola, attraverso questi progetti, in realtà include non soltanto i ragazzi disabili, ma i ragazzi disabili all'interno di un gruppo classe. Quello che abbiamo comunque sperimentato è un intervento che noi finanziamo interamente con il Fondo Sociale, ed è un intervento che comunque cuba sui 27 milioni di euro solo per questo piccolo segmento di disabilità, di assistenza. Abbiamo cercato comunque di lavorare molto con le scuole e abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti, cioè la scuola ha raggiunto dei risultati veramente ottimi nella progettazione di interventi inclusivi, cioè il ragazzo disabile non è un ragazzo che è integrato nel gruppo classe.
Non è soltanto un problema di integrazione, ma è un problema di convivenza di più professionisti all'interno dello stesso ragazzo, perché una delle grosse criticità che vivevano nel contesto della scuola questi ragazzi era proprio questa disarmonia che molto spesso si presentava tra l'insegnante di sostegno, l'assistente specialistico, il docente curricolare. Oggi l'obiettivo primario per poter avere il finanziamento, quindi l'utilizzazione di questo budget che noi diamo alla scuola, è proprio questo coordinamento tra queste tre figure importanti. Il budget che noi diamo è slegato da qualsiasi forma di parametrazione a dei costi fissi. In realtà noi diamo questo budget in relazione alla presenza, in relazione a questi progetti che presentano, c'è una commissione che valuta, è un avviso pubblico vero e proprio. Il budget della scuola praticamente viene utilizzato a seconda delle esigenze che ha all'interno della classe. Può anche essere utilizzato al fine di poter comunque trasferire una competenza nei ragazzi normodotati che possa favorire comunque l'avvicinamento anche ai ragazzi disabili. Ed è un risultato che noi abbiamo visto estremamente qualitativo da parte della scuola che ha raggiunto la scuola. L'abbiamo verificato anche durante il lockdown, perché durante il lockdown ovviamente le persone più fragili, gli alunni più fragili erano proprio gli alunni disabili o quelli che comunque avevano dei disagi anche a livello sia familiare che psicologico. Lì siamo stati nelle condizioni di intervenire direttamente attraverso anche l'utilizzo di questi assistenti specialistici, anche dando della fornitura di attrezzature digitali, connessione internet, eccetera, ma anche verificando una flessibilità da parte della scuola nell'adattare progetti che loro avevano già presentato di inclusione, che ovviamente per ovvi motivi non potevano più realizzare, visto che era prevista come elemento essenziale la presenza, la rimodulazione attraverso degli interventi digitali. Quindi il collegamento tramite Facebook, il collegamento tramite WhatsApp, il collegamento tramite queste piattaforme digitali e attraverso il supporto anche a domicilio di questi assistenti che praticamente hanno messo in continua connessione questi ragazzi con i loro compagni di classe, i loro compagni di studio. E questo in realtà ha evitato che si verificasse un isolamento totale di questi ragazzi che ovviamente erano i più fragili. L'altro intervento importante è che in una fase sperimentale che fa la Regione Lazio e che comunque questo però è sulla base delle risorse regionali, è un progetto, era quello sulla comunicazione aumentativa alternativa. È un intervento sperimentale in quanto sono degli interventi sanitari, fanno parte di una forma di riabilitazione sanitaria, per cui farli in un contesto scolastico è stato faticoso, anche l'organizzazione stessa della fattibilità di questi interventi. Ma in ogni caso abbiamo cercato di dare una forma di continuità a questi interventi che nel periodo di solito, in un arco della giornata che può essere il pomeriggio, venivano svolti in ambienti sanitari. Quindi in realtà abbiamo cercato, utilizzando gli stessi professionisti, di dare continuità anche in un contesto scolastico. Questo perché? Perché il contesto scolastico era quello più idoneo, sia per poter verificare le autonomie che questi ragazzi acquisivano mano a mano che utilizzavano queste metodologie alternative alla comunicazione verbale. Di solito sono ragazzi che hanno lo spettro autistico, quindi che hanno veramente una difficoltà di interazione. Ma in ogni caso dava anche la possibilità non soltanto di una verifica immediata dei loro apprendimenti, ma anche una verifica di come potevano mettersi subito in relazione con i propri compagni. Dall'altro canto dava anche la possibilità ai normodotati di acquisire invece, di imparare queste nuove modalità di comunicazione in modo da poter comunicare con i ragazzi che sono all'interno di gruppo classe che altrimenti non avevano proprio possibilità di interazione.
Abbiamo investito molto su questi interventi perché in realtà l'obiettivo che la scuola è per tutti e la scuola è anche per le persone più fragili. Sono degli interventi che noi facciamo indistintamente tra gli enti di formazione e le scuole statali e scuole paritarie che partecipano numerose. Abbiamo registrato un aumento dei ragazzi assistiti e quindi delle scuole che progettano dal 2016 che erano circa 3.000 ad oggi, che sono quasi 9.000. Quindi c'è una rincorsa ad utilizzare questi progetti. Progetti poi che facciamo sono tanti, sono progetti fuori classe, che è uno sportello aperto, dove la scuola in realtà sono dei progetti a sportello, dove la scuola presenta le loro proposte ai fini di un accrescimento degli apprendimenti, sia ai fini didattici che extradidattici, sia l'organizzazione di convegni, di approfondimenti tematici, di visite studio, di partecipazione a anche visite all'estero, di approfondimenti anche della lingua, di paesi diversi. Cioè, sono una serie di esigenze che noi riusciamo, cerchiamo almeno di soddisfare, che vengono direttamente dal mondo scuola e quindi che vengono anche direttamente dagli studenti. Però quello che noi abbiamo sempre è comunque sempre un unico interlocutore, che è la scuola. Non abbiamo come interlocutore la famiglia, ma abbiamo interlocutore tutte le scuole, tutti gli enti di formazione. Cioè abbiamo un approccio che è completamente diverso. Io non so se sia migliore o peggiore o se raggiunga risultati qualitativamente apprezzabili l'uno o l'altro sistema. È uno sforzo importante perché poi sono segmenti che ogni regione sceglie. Noi sono anni che scegliamo il settore della disabilità perché crediamo che la scuola per tutti significa anche una scuola inclusiva, anzi soprattutto inclusiva, perché soltanto attraverso l'inclusione ci può veramente essere una parità di tutti, una completa e totale partecipazione, perché la scuola per tutti non è soltanto quello di scegliere tra una scuola pubblica e una scuola paritaria, perché quello è importante, ma quello comunque viene assicurato, sono interventi che vengono fatti indistintamente, anche la dotazione di attrezzature digitali che c'è stato durante il lockdown, è stato fatto a tutti, cioè non è stato fatto dando priorità ad una scuola con una forma giuridica pubblica oppure paritaria oppure di un ente di formazione. C'è stata una vicinanza a tutte le istituzioni scolastiche, ma la scuola è di tutti, non riguarda soltanto la scelta, perché la scelta deve essere di un genitore, deve essere anche consapevole del contesto dove va a inserire il figlio, che è indipendente dalla scuola pubblica o dalla scuola paritaria. Cioè il fatto di un istituto scolastico che possa comunque avere un'offerta formativa che sia ricca di occasioni sia di apprendimento, sia che dia occasioni anche che contribuisca a creare anche delle occasioni di alternanza scuola-lavoro, quindi che faccia comunque, che intercetti anche tutto quel segmento di studenti che sia più interessato al mondo del lavoro piuttosto che al mondo scolastico e che l'accompagni alla conoscenza di un mondo che è diverso rispetto a quello dell'istruzione. Questo è un compito fondamentale, secondo me, che lo Stato e le regioni devono avere. Cioè devono comunque avere la capacità di intercettare i bisogni dei singoli, anche mediati attraverso delle istituzioni, che in questo caso per noi sono le scuole, possono essere i comuni per quanto riguarda la fornitura di libri scolastici, che in realtà noi trasferiamo i soldi, quindi le risorse economiche, le trasferiamo ai comuni che le trasferiscono direttamente alle famiglie, quindi non è che c'è un grosso appesantimento burocratico amministrativo. Sono dei procedimenti abbastanza fluidi. Però comunque sono dei sistemi che intercettano, sia come quello della buona scuola che lo intercetta direttamente, oppure vengono intercettati attraverso mediazioni diverse, che sono quelle delle pubbliche amministrazioni. Però penso che poi gli obiettivi li raggiungono entrambi i sistemi. Grazie. Grazie, dottoressa D'Alessio. E credo che il punto sia proprio questo, no? Anche quello che sottolineava la professoressa Violini, cioè usare strumenti, metodi diversi per raggiungere uno scopo che banalmente credo sia condiviso da tutti e poi è anche proprio imposto, per fortuna, appunto dal nostro assetto costituzionale. Lascerei ora la parola a Sor Anna Monialfieri, che appunto è un'esperta di
di questioni di servizio scolastico, lo è teoricamente, ma lo è anche sul campo, e è anche per ho vanto di dirlo, è anche signor fellow dell'Istituto Bruno Leoni, per il quale da ultimo appunto ha firmato il paper che vi era stato anche mandato proprio sul modello della dote scuola, che ha scritto, se non erro, correggimi Suananna, nel mese di settembre, proprio verificando il riavvio delle scuole dopo la terribile pausa per la pandemia. Suananna Monia. Eccoci qua. E nel mio intervento tenderò a dividere in tre momenti. Un primo momento è una premessa. I bambini, i ragazzi, gli studenti sono un bene di interesse pubblico, non appartengono al singolo. Questo va a giustificare e a legittimare le ragioni per le quali noi ci occupiamo di garantire loro un'istruzione. Proprio perché non sono un bene da custodire, da coltivare, da formare, che appartiene alla famiglia di origine di nascita, ma altresì alla nazione. Difatti, come rovescio della medaglia, quando un giovane o un adulto riscontra dei problemi, noi non facciamo mistero del dire che è un costo sociale. Allora, stando sul positivo, è un bene pubblico. Questo giustifica il perché noi ci occupiamo tutti dell'istruzione, dell'educazione a livello familiare, ma anche a livello istituzionale, la Repubblica, le regioni, le province e i comuni. Detto ciò, un altro tassello da aggiungere è talmente un bene pubblico ed è talmente un diritto all'istruzione necessaria che la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo lo assume, ma lo giustifica. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i patti internazionali che ne seguono, di cui l'Italia fa parte, avverte il bisogno di dire: ma perché il diritto all'istruzione, come il diritto alla salute, che hanno la medesima matrice e vanno tenuti insieme, deve essere libero e gratuito? Nessuno si sognerebbe mai di dire che il diritto alla proprietà, anch'esso diritto fondamentale, è libero e gratuito. Non esiste. Il diritto all'istruzione deve essere libero e gratuito. Questo per noi è fondamentale capirlo e ricordare, altrimenti non capiremo neanche il senso di questa diretta. Il diritto all'istruzione deve essere libero e gratuito. In una combinazione, un combinato disposto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dei patti internazionali, comprendiamo che tale per quale ragione? Perché il diritto all'istruzione libero e gratuito per tutti favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni economiche, alla vita civile. Potremmo dirlo banalmente o in modo volgarmente detto: la scuola è un ascensore sociale, ma la scuola dà anche ai ragazzi le opportunità a tutti di poter partecipare alla vita civile, perché se non sai leggere né scrivere non puoi partecipare. Ma altresì il diritto all'istruzione libero e gratuito permette l'integrazione, permette la tolleranza fra i popoli, la pace fra i popoli, la non discriminazione delle donne, delle persone diverse, quindi tutte le diversità di genere, e dei disabili. Quindi il diritto all'istruzione è una cosa grossa intesa in questi termini. Ecco perché allora poi noi riusciamo anche a spiegarci la ragione delle performance negative quando questa cosa non funziona. In queste ore tutti quanti siamo impegnati a dare la nostra solidarietà alle donne con quel terribile fenomeno del femminicidio. Ma il fenomeno del femminicidio è talmente legato a questi principi in modo diretto e indiretto, che si evince dal fatto che la chiusura delle scuole in tempi di lockdown hanno fatto crescere il fenomeno del 15%. Ma è altresì vero che è la scuola che permette questa capacità di integrare il diverso, della non discriminazione. In questi termini, allora, è chiaro che si giustifica il perché in tanti si debbano e si interessano di scuola.
A questo punto un altro passo importante è che in Italia, come ben ci ha spiegato la dottoressa, la professoressa Violini, la struttura costituzionale, oserei dire, è perfetta, perché riesce a fare questi passaggi dal principio della libertà al diritto del singolo, alla responsabilità sociale e a dare anche le ragioni del perché questa libertà ha senso in un contesto sociale. Il nostro problema in Italia è quello che negli anni è sempre mancato un approccio sistemico al tema autonomia, parità e libertà di scelta educativa, che se da un canto abbiamo giustificato con la democrazia la dissertazione, dall'altra però abbiamo compromesso gravemente il pluralismo educativo in Italia. E chi lo dimostra in queste ore? Lo dimostra il Covid. Il Covid è stato quella tragedia, gli economisti definirebbero quel cigno nero, che diventerebbe un'opportunità nel momento in cui incontra il talento, così come è stata paripeticamente, noi lo sappiamo che a livello di danni le due grosse tragedie degli paragonabili sono la Seconda Guerra Mondiale e la caduta delle Torri Gemelle. Queste è proprio, potremmo dedicare un'altra puntata da un punto di vista economico, ma queste tragedie quindi che cosa fanno? Impattano in un modo incredibile sul mondo. Quando una tragedia impatta, la tragedia, quindi l'evento improvviso, è tale nel momento in cui dura un mese, perché dopodiché si ha contezza del fenomeno, gli economisti cominciano a gestirlo e di andare i giuristi e così la politica e così la sanità. Che cosa succede? Infatti così avviene. Il suo Bruno Leoni ha fatto uno studio molto importante sui diritti e sulla ripartenza dei diritti, il barometro, dove si evince chiaramente che il sistema mondo ha reagito così. Dopo il primo mese si è riorganizzato, compresa l'Italia. Quindi siamo ripartiti con il diritto alla circolazione, con il diritto al voto anche, e via andare, come è normale che sia. Ma su che cosa invece il Covid impatta e sbaraglia il sistema stressandolo? È la scuola. Perché il Covid impatta sul sistema scolastico mondiale, europeo e italiano, ma incontra un territorio non neutro, incontra un territorio e un terreno che è diverso. Quando impatta in Europa, impatta in un sistema scolastico estremamente pluralista, composto da scuole statali e da scuole paritarie che negli anni hanno favorito non solo un sistema equo di qualità, ma anche più conveniente, più economico, diremmo. Quando invece impatta in Italia, impatta stressando i grossi limiti del sistema scolastico italiano, che avevano delle performance negative. E noi sappiamo tutti quanti essere il divario fra il nord e il sud, la deprivazione culturale, l'analfabetismo crescente, la difficoltà a includere il disabile. Quando impatta su questi fenomeni, porta in auge, come le tragedie di impatto sanno fare, i limiti. Quindi dalle performance negative d'un colpo l'Italia passa a fare i conti con le cause di queste performance, che erano lì, latenti, da anni, però quando c'è una tragedia queste riemergono allo stato puro. Quali sono state queste cause? Sovraffollamento delle aule, sovraffollamento dei mezzi di trasporti, carenza d'organico. Queste tre cause sono alle origini di un sistema scolastico che in pre-Covid era iniquo, che durante il Covid, superata la prima fase e si entra nella seconda fase, che noi determiniamo essere dalla metà di aprile alla metà di settembre per il sistema scolastico italiano, in questa seconda fase in tutta Europa la scuola riparte, in Italia no. Ma non riparte non dipendendo né da ragioni sanitarie, che abbiamo dimostrato ampiamente aver impattato il Covid ovunque, ma neanche da buona o cattiva volontà di nessuna parte, ma dal fatto che questi tre limiti erano come quella corda, quella molla che teneva tirato il sistema scolastico italiano in pre-Covid e che durante il Covid si è spezzata, quindi non ha retto più. Quindi bisognava fare i conti con queste tre cause. Ecco quindi che solo così giustificheremo la ragione del per cui nel secondo anno, nella seconda fase, la scuola in Italia non riparte
non riparte ovunque, non riparte ovunque allo stesso modo, non riparte per tutti, difatti esclude, come aveva escluso la didattica a distanza, più di 1.600.000 alunni, non riesce a raggiungere i disabili, 300.000 in condizioni di isolamento, e nella fase 2, quando riparte la scuola, non riparte la scuola per i disabili. Ma non perché siamo brutti e cattivi, ma perché la carenza di organico, che era evidente negli anni passati, col Covid si è potenziata, riportando alla ribalta la secondo limite. Perché c'è la carenza di organico? In mancanza di un censimento di docenti, noi per anni abbiamo sempre dichiarato i docenti sono nel sud, sintetizzando, e le cattedre sono nel nord, i docenti del sud non si spostano nel nord. In tempi di Covid questa realtà è stata eclatante. Per la chiusura delle regioni, per la situazione più povera, ha reso eclatante. Chiaramente noi parliamo per macro numeri, per dare l'idea. Difatti, che sia vero che sono questi tre limiti che impattano, lo dimostra il fatto che nel momento in cui la curva dei contagi aumenta, nella fase 3, in Europa la scuola resta aperta, ma in Italia deve chiudere necessariamente, perché con questi tre limiti non può rimanere aperta. Allora, è lo sguardo sulla realtà che ci permette oggi di avere le soluzioni. E allora, in questo focus, poi pubblicato in ottobre, ma elaborato insieme a vari paper, grazie all'Istituto Bruno Leoni, abbiamo cercato insieme di dare dei numeri, cioè di tentare di dire come mai in Lombardia abbiamo 5.480 scuole statali e 2.500 paritarie e la scuola riparte. Sembra che non ci sia nessuna flessione di alunni o di perdita di scuole. Come mai? Allora, nel paper, come voi vedete, abbiamo cercato di dare una spiegazione a questo. Il pluralismo scolastico in Italia funziona così. In Lombardia il 16%, nelle altre regioni, soprattutto nel sud, arriva al 3%. La Lombardia in Italia è la regione con il massimo pluralismo. E quindi riparte con la scuola. Ma quanto costa, per dare un ragionamento sistemico, la scuola? Quanto costa? È necessario per noi darci questa risposta per riuscire a capire se abbiamo dimostrato che non è la denatalità che giustifica la riduzione di alunni nella scuola paritaria, non è la scarsa qualità, perché Duscovio dimostra che la scuola paritaria è ai primi livelli, che cosa giustifica il fatto che in Lombardia ci sia il 16% di pluralismo, mentre in Campania, in Sicilia e in Calabria il 3%. Cosa lo potrà mai giustificare? Potrà giustificare i costi. E difatti, rispondendo a questo, noi riusciremo anche a capire se è migliore un modello che, come in tutta Europa e in alcune esperienze italiane, valorizza il pluralismo, o se è migliore un sistema che potenzia il monopolio educativo, qualunque esso sia, sia statale che privato, che cattolico, che di per sé. O conviene avere due soggetti che mi forniscono la siringa o mi conviene averne uno? Banalmente, brutalmente, bisogna rispondere a questa domanda. Dal focus noi si emerge che è lo Stato italiano, perché la storia è andata avanti, ha camminato, c'è stato un grosso cammino, è lo Stato italiano che ogni anno dice che il costo medio studente si aggira sui 6.000 euro. Cioè lo Stato italiano che dice all'Italia e all'Europa un allievo non può costare meno di 6.000 euro. Cioè una siringa non può costare meno di 50 centesimi. Chi la vende a meno o si sta indebitando o la sta producendo in qualche modo. Quindi è evidente che ha riportato alla ribalta che le scuole paritarie che negli anni hanno chiesto delle rette inferiori grazie alla presenza dei religiosi, che poi con la crisi vocazionale è andata meno, o grazie ad una burocrazia meno presente, si sono indebitate, tant'è che sono andate chiudendo proprio le scuole dei poveri. Difatti questo giustifica perché si sono perse molte scuole nel centro-sud. Ma allora quelle del nord, quelle della Lombardia, la domanda sono le scuole dei ricchi, visto che non si sono perse per strada? Cosa è successo? Che cosa ha permesso alla regione Lombardia di contare il 16% di pluralismo, al Piemonte il 12% e così al Veneto? Che cosa gli ha permesso di fronte a questa cifra? Allora, nel paper noi facciamo un passo avanti e diciamo, poniamo il caso, quindi, quanto costa però un allievo della scuola statale?
non è gratuito. Un allievo della scuola statale, queste sono peraltro fonti ministeriali, costa 8.500 euro. Il costo di un allievo della scuola statale è 8.500 euro di contribuzione dei cittadini. Dove vanno allora questi denari? Prima del Covid noi ci potevamo dire banalmente manca la carta igienica, ma in realtà il Covid ha ripotenziato il fenomeno e ha fatto capire che proprio la scuola statale, che costa 8.500 euro, non è riuscita a ripartire per tutti, esclusi i poveri, i disabili, causa sovraffollamento aule e mancanza di organi. Quindi evidentemente è il Covid che ha sbaragliato e ha detto questi soldi non vanno né alle strutture né ai docenti. Cose che noi dicevamo da anni con le ricerche, ma poi come tutti gli eventi tragici cominciano a parlare alla pancia della gente. Allora la domanda è, di fronte a questi 7 milioni di studenti che frequentano la statale con 8.500, gli 800.000 della paritaria che come ben ha evidenziato il dottor Paolo Diana, il contributo arriva a 752 euro. È vero che c'è quel fenomeno della sussidiarietà al contrario, c'è una scuola paritaria che finanzia lo Stato. Ma questo che cosa fa? Fa ammalare il sistema. Cioè, inserisce in un sistema di concorrenza un elemento che ammala il sistema, che è quello della sussidiarietà al contrario. Questo vorrei che fosse chiaro, perché l'economia e il diritto sono dei modelli che si muovono con delle regole che se funzionano bene sono perfetti, ma se tu inserisci degli elementi fasulli o degli elementi falsati, è come quando uno fa un'espressione, se tu gli inserisci lì una parentesi graffa anziché tonda, non quadrerà mai quell'espressione. Questo è successo nel sistema scolastico. Quindi una scuola paritaria che con 752 euro finanziava 6 miliardi di euro allo Stato perché questi alunni, per questi alunni le tasse erano state pagate, strano ma vero, ha fatto ammalare il sistema perché non ha riportato in auge questo principio del pluralismo. Ma allora la domanda è, ritorniamo a bomba, come mai in Lombardia quel 16% regge? Se quello che ho detto io è vero, dovremmo pensare che le scuole della Lombardia sono scuole dei ricchi, con delle rette di 8.000 euro, visto che hanno retto. La realtà ci dice un'altra cosa. La realtà ci dice che sono delle scuole paritarie che hanno delle rette dai 3.500 ai 5.500, che sono ripartite e sono ripartite bene. Quale elemento si è inserito di positivo in questo sistema? La dotte scuola. Perché la dotte scuola è quel fenomeno che, come diceva la professoressa Violini, è un'introduzione della Repubblica nelle sue anche componenti, regioni, province e comuni, che cercano di eliminare gli ostacoli economici favorendo quella libertà che diventa una responsabilità pubblica, perché gli studenti lombardi appartengono non alle famiglie lombarde o degli immigrati, ma appartengono alla Lombardia. O diciamo così, cioè la Lombardia ha convenienza a investire con la dote scuola, non soltanto perché ha un pluralismo che li fa guadagnare i primi posti OCSE PISA, ma perché aumenta il livello di qualità, ma risparmia tanti denari, perché quelli alunni delle scuole paritarie, che sono 2.500 scuole paritarie, queste 2.500 scuole paritarie gestite dalla Lombardia dallo Stato avrebbero dovuto comportare una spesa attiva. Quindi un elemento che vorrei aggiungere è che il pluralismo conviene anche nella gestione dei denari pubblici, ma non soltanto questo, ma permette anche il miglioramento di qualità della scuola statale, che è dotata di autonomia, altrimenti senza questa concorrenza sotto lo sguardo operante, permette anche alla scuola statale di beneficiarne. Quindi il Covid che cosa ha reso evidente alla nazione? Che la scuola statale e la scuola paritaria servono entrambe per far ripartire la scuola per 8 milioni di studenti, perché così non riparte. Questo ci pone anche l'obbligo di dire che questa operazione a bocce ferme si ripeterà a gennaio, si ripeterà a febbraio, si ripeterà a marzo per molte regioni della nazione italiana. Senza risolvere il problema delle aule, degli spazi, dell'organico e dei mezzi di trasporto, sarà un fenomeno destinato a rimanere anche dopo il vaccino. Questo dobbiamo dircelo. Perché? Perché il Covid non ha
introdotto nuovi elementi, ha stressato le cause che generavano le performance negative italiane. Queste cause stressate sono lì, lì calde. Se non vengono risolte, non basterà l'intervento esterno. Ecco perché con questo studio, e mi avvio alla conclusione, ci sono delle tabelle, io ringrazio il suo Bruno Leoni, che ha voluto proprio pubblicarle anche in Excel, dove noi diciamo che cosa succede ad una famiglia lombarda che ha 8.000 euro di ISEE. In tempi di Covid, la regione Lombardia gli assegna 2.000 euro di dote scuola, è intervenuta la CEI con 2.000 euro, interviene lo Stato con contributo compreso di 752 euro, 257 per il liceo, con il contributo Covid, arriviamo a quella cifra, una famiglia con 1.000 euro, dove interviene peraltro anche l'istituto a volte, paritario, riesce a frequentare il liceo. Quindi questo ha permesso a famiglie più povere di accedere a delle scuole che altrimenti per loro sarebbero impossibili. Ecco quindi che il sistema scolastico libero favorisce la partecipazione di tutti alla vita civile, alla società. Ma che cosa succede ad una famiglia che ha 8.000 euro di ISEE e vive in Puglia? Dico la Puglia perché io sono pugliese. Non può frequentare un liceo delle scuole paritarie. Difatti, il pluralismo pugliese è ridotto al 3%. Ma ridurre il pluralismo è un elemento estremamente pericoloso perché innalza i costi e abbassa la qualità. Concludo così. Io credo che il modello Lombardia sia un modello che non soltanto richiama il modello Europa. Difatti, con questo studio, nella proposta della legge di bilancio, noi proponiamo proprio questo modello, veicolare questo modello, perché per far ripartire la scuola per tutti, perché il vero dramma che si consuma in queste ore, il che giustifica anche queste dirette, è che se i bambini sono un bene pubblico, noi tutti cittadini ci dobbiamo preoccupare che a settembre 2021 la scuola 2021 sia un privilegio. Questo è chiaro. Trasformare la scuola italiana in un privilegio che esclude i poveri, esclude i disabili e esclude le fasce più deboli, ci procurerà quei danni che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha cercato di sanare con l'istruzione libera e gratuita per tutti. E concludo, peraltro, al modello lombardo. Credo che sia un buon modello, esportabile, interessante, anche per questa ragione. Io vivo in Lombardia da parecchi anni, sono circa 25 anni, quindi ho visto alternarsi in regione Lombardia varie governatori, ma ha sempre tenuto vivo, quindi vari assessori, ha sempre tenuto vivo in sé un elemento, il confronto con le parti sociali. Cioè la professoressa Violini, esperta, e con lei molti altri, hanno contribuito al partorire, mi consenta professoressa, questo modello, ma questo modello negli anni si è sempre interfacciato con le parti sociali, il famoso tavolo della parità, dove veniamo regolarmente convocati. Perché questo è importante? Perché quando voi ricordate ci fu quella grossa crisi che interessò i licei, la dote scuola fu trasferita completamente per una buona parte sui licei per salvarli. Ecco perché il sistema pluralista italiano lombardo conta un 16% di presenza dei licei, che non è possibile in nessun paese d'Italia. Perché in regione Puglia sarà l'1,2%, altrove il 2%. Quindi gli interventi della Repubblica e delle sue parti, delle sue varie componenti, con l'ascolto delle parti civili e delle parti sociali, servono non tanto per favorire una scuola piuttosto che un'altra, ma per favorire il diritto all'istruzione libero e gratuito degli studenti in quel momento storico lì dove è maggiormente attaccato. Questo penso di essermi spiegata, perché in quel momento era in crisi il liceo, noi non sappiamo che cosa sarà in crisi domani. Ecco perché il dialogo in un'armonia perfetta di una scuola pubblica statale e di una scuola pubblica paritaria, entrambe in sinergia, per la famiglia, per lo studente, ove lo Stato ritrova il suo ruolo di garante, favorisce una Repubblica capace di eliminare gli ostacoli, che non è una volta per sempre, ma è in divenire costantemente.
Grazie Sanna Monia. Il tempo è corso veloce, quindi un secondo giro non riusciamo a farlo, ve lo risparmio. Però volevo chiedervi se, soprattutto forse la dottoressa D'Alessio, se aveva un commento o una chiosa da fare, in particolare appunto all'esposizione di Soranna Monia. Sì, io volevo soltanto precisare una cosa, forse perché io conosco il sistema regionale, quindi il sistema regionale del Lazio. E io condivido in larga parte quello che ha detto Soranna, però non condivido una parte. È giusto che ci sia una presenza importante delle scuole paritarie, è giusto per la crescita complessiva di tutto il paese. Ma non sono d'accordo sul fatto della qualità. Cioè, è la presenza importante della scuola paritaria e contribuisce ad una crescita complessiva. Però non è detto che la scuola pubblica non sia una scuola qualitativamente adeguata. Questo non lo condivido molto. No, cioè, forse mi sono espressa male, se no, così no, ho detto. Sì, no, io almeno no, aperto, questo ho capito io, quantomeno no, magari. No, la qualità nasce dalla compresenza di entrambe. La compresenza è giusta anche perché c'è una libera scelta e il cittadino deve essere libero di scegliere, ma non soltanto da un punto di vista economico, perché il finanziamento è un aspetto importante che contribuisce in qualche modo ad orientare la scelta, perché se i soldi non ci sono la scelta è obbligata. Però la libera scelta secondo me è importante perché contribuisce ad innalzare un livello di crescita complessiva del sistema paese, non soltanto della scelta del cittadino singolo. La scuola pubblica al pari di una scuola paritaria, formano un sistema scuola del paese italiano che secondo me non ha niente di meno degli altri paesi europei, anzi è un livello eccellente di istruzione, entrambe le componenti. Però la scuola pubblica è una scuola, secondo me, che ha un livello qualitativo non da poco, cioè un livello qualitativo apprezzabile. La presenza, ecco, di una scuola paritaria non contribuisce all'innalzamento della qualità della scuola pubblica in sé, contribuisce a dare un'offerta di istruzione che sia la più completa possibile, la più variegata possibile, però la qualità del sistema pubblico e la tenuta del sistema pubblico, che io non condivido, che non ha tenuto nel Covid, ha tenuto, sono venute fuori le criticità, le lagune, è venuto fuori di tutto, però comunque è un sistema di istruzione che in qualche modo ha tenuto, considerato anche il fatto che non eravamo preparati ad improvvisare una didattica a distanza, ma questo penso che non lo fossero nemmeno le scuole paritarie. Cioè, comunque, nonostante l'improvvisazione, nonostante l'isolamento di studenti, di paesi, eccetera, comunque è una scuola che è riuscita a mantenere un livello accettabile. È ripartita male, è ripartita con tutti i suoi problemi, però non è vero che non è ripartita con 10.000 criticità, è ripartita più o meno affannata, però è ripartita, cioè la scuola comunque oggi, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo livello ancora sono in presenza gli alunni, è comunque stata chiusa la scuola secondaria di secondo livello non per problemi di malfunzionamento, ma per altri tipi di problemi, quindi io credo che la presenza della scuola paritaria è una presenza importante e deve essere in qualche modo incentivata. Però è una presenza che è importante per altri aspetti, non diminuisce e non accresce la qualità di un sistema pubblico. Questo almeno. Grazie. Credo che potremo andare abbastanza avanti su questo tema, però chiedo alla professoressa Violini se prima chiedo al dottor Paolo Diana e alla dottoressa Reverberi se hanno qualcosa da dire, altrimenti chiederei alla professoressa una parola conclusiva, ecco.
Sì, certo, va benissimo. Sentiamo la professoressa Violini. Lavoriamo tutti comunque per un sistema pubblico in cui ci sia dentro un pluralismo reale. Quindi la parola alla professoressa Violini. Metto il microfono. Beh, allora, considerazione finale, io credo che questo tipo di dibattiti sia veramente prezioso e io ringrazio l'Istituto Bruno Leoni perché sostiene le ragioni delle scuole paritarie anche con delle ricerche, con i dati, con gli elementi economici e nello stesso tempo penso che il sistema scolastico italiano, in questo veramente lo condivido, sia un sistema eccellente veramente. Se io penso, non so, lo dico per esperienza diretta, ai licei milanesi, io ho avuto dei figli alla scuola, al liceo pubblico, dei figli al liceo paritario, devo dire che ho visto in entrambi i sistemi degli elementi di valore che vanno conservati a tutti i costi. Questo mi sembra che sia fondamentale. Quindi abbiamo combattuto tutti perché le paritarie fossero paritarie veramente, cioè che le famiglie potessero scegliere non essendo condizionati eccessivamente dall'elemento economico, e, però ecco, io penso che, cioè, che la scuola, cioè, certe realtà regionali e certe realtà nazionali vadano altrettanto sostenute. Io credo che il Ministero dovrebbe farsi un po' un esame di coscienza da questo punto di vista, se posso, perché sostenere la qualità del sistema è una responsabilità che è anche una responsabilità dell'istituzione che è preposta a tutta l'amministrazione della scuola. Lì ci vorrebbe veramente una valutazione della qualità molto, molto più attenta e molto più corretta e molto più competitiva, per passatemi il termine. Cioè dobbiamo avere dei sistemi che ci permettono di individuare i problemi e di porvi rimedio, e solo una valutazione ben costruita e applicata in modo molto diligente ci può permettere di capire cosa c'è di buono e cosa non c'è di buono nei vari sistemi, nelle varie componenti di questa nostra realtà. E dico anche un'altra cosa, se posso. Io sono partita parlando delle famiglie. Ecco, anche lì, insomma, la famiglia nella sua complessità, anche nella sua pluralità, con tutte le varie componenti, insomma, tutto il dibattito che abbiamo sentito proprio in tema di famiglia. Ecco, lì veramente c'è un'altra ricchezza che il nostro paese dovrebbe valorizzare, e il Covid l'ha messo molto bene in evidenza, perché tante donne che hanno dovuto lavorare a casa, insegnare a casa ai propri ragazzi che non avevano la didattica a distanza, la fatica che hanno fatto tutte le mamme, le donne, ma anche i papà, ovviamente non voglio escluderli, però è chiaro che l'80% del peso è sempre gravato sulla condizione del caregiver, di chi deve curare, no? E quindi un sostegno più specifico alle famiglie proprio nei momenti di bisogno, secondo me, potrebbe essere molto, molto utile. E i governi e il nostro governo dovrebbe rendersi conto che la tenuta del sistema Italia passa per le piccole imprese, passa per le regioni, passa per le famiglie, passa per i comuni, cioè tutte le realtà, tra virgolette, sussidiarie non sono qualcosa da sopportare, da tollerare, a cui si fa fare la famosa sussidiarietà al contrario, ma dovrebbe veramente impegnarsi a capire quali sono i problemi, quanto costano, se si può chiedere alle famiglie un contributo, perché tante volte gratuito, noi sappiamo benissimo che tante scuole anche pubbliche si reggono sul fatto che le famiglie danno il loro contributo anche economico, no? Quindi dobbiamo veramente recuperare il senso dell'insieme, e questo mi sembra anche, come sempre, il grande insegnamento della nostra Costituzione, a cui tutti dovrebbero far riferimento, ma farvi riferimento in modo fattivo e non semplicemente richiamando i grandi valori e poi praticando l'amministrazione come se potesse ignorare quello che dalla Costituzione ci viene indicato. E quindi avanti con le guerre nei confronti del governo, che faccia il suo dovere, che aiuti pubblico e privato a stare in piedi e non semplicemente a scaricare sui famigli insegnanti, perché poi
parliamo anche del contributo che gli insegnanti danno alla scuola, che è fondamentalissimo e che sono nella maggioranza dei casi molto lasciati soli. Disabilità, ne parlerete la prossima volta e anche lì ci sarebbe davvero tantissimo da fare, integrazione, supporto ai progetti innovativi, insomma a mio parere è veramente, non voglio essere antigovernativa né governativa, ma penso che il ruolo del governo nazionale, del ministero debba essere molto molto più forte, ecco, più capace di valutare, più capace di discernere, più capace di, senza distribuirle i soldi a pioggia, perché se siamo a distribuire i soldi a pioggia l'80% di questi fondi può andare perso e l'efficacia di questi fondi risulta ampiamente minoritario, e le scuole paritarie hanno veramente fatto la loro parte, quindi è giusto che in qualche modo abbiano un sostegno anche, oltre che da parte delle regioni, anche da parte dei nostri governanti, che se non riconoscono questo veramente vuol dire che non sanno di cosa è fatta la società civile italiana, che comunque paragonandola ad altre nazioni è una società civile ben forte, ben attiva, dove la solidarietà non è solo una parola. Professoressa, grazie. Parole conclusive definitive di questo momento, ma che ci danno anche l'entusiasmo, no? Per continuare a battere il tasso su interessi che sono poi interessi di tutti, perché poi, come diceva Suranna Moni Alfieri, i figli non sono di proprietà di nessuno, nemmeno i genitori, ma sono il bene della nostra società. Io do soltanto, l'incontro è finito e vi ringrazio di cuore. Prima di salutarvi vi chiedo 10 secondi di pazienza soltanto per consentire a Enzo di lanciare il nostro prossimo incontro. Sì, grazie Serena. In attesa degli altri due appuntamenti del ciclo Una scuola libera per tutti, altri appuntamenti questa settimana, il primo è giovedì alle ore 18, parliamo di politiche per il Sud, la trappola appunto di aiuti al Sud tra vecchie ricette al mancato sviluppo, modera professor Carlo Amenta, senior fellow dell'Istituto Bruno Leoni, in un incontro con il professor Pammolli e il Politecnico di Milano e due economisti a Sud che sono Sebastiano Bavetta dell'Università di Palermo e Maria De Paola dell'Università della Calabria. Un'iniziativa che è anche collegata ad un'altra iniziativa dell'Istituto Bruno Leoni che sta andando avanti per tutto il mese di novembre, che è questa offerta speciale al prezzo di meno di 3 euro per il libro Morire di aiuti, che appunto vi invitiamo tutti a scoprire su Amazon, il formato Kindle è in offerta a questo prezzo che vedete sulla schermata. Il 30, altro appuntamento con la nostra Serena Sileoni per presentare un libro di Andrea Giovanardi e Dario Stefanato a proposito di regionalismo, però appunto ci vediamo intanto il 26 con questo appuntamento sulle politiche per il Sud. E poi appunto il 2 dicembre invece il secondo appuntamento sulle scuole, dove parleremo proprio di disabilità, che è uno dei punti sollevati dalla dottoressa D'Alessio, dove davvero il senso della sussidiarietà orizzontale, quindi della collaborazione tra lo Stato e non solo gli enti territoriali ma anche le realtà sociali, può fare davvero la differenza per tante famiglie. Io vi ringrazio davvero tantissimo di cuore e per il tempo che ci avete dedicato, ma anche per tutta l'attenzione e lo zelo che avete messo. Grazie davvero e buona serata. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Grazie. Buonasera a tutti. Arrivederci.